Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su SteamWorld Heist 2, un gioco in uscita l'8 di agosto, voi lo vedrete dopo, io lo sto provando il giorno prima dell'uscita. È un gioco che costerà, se non sbaglio, se non ho letto male, $29,99 con uno sconto iniziale a 26, ed è un gioco della saga di SteamWorld che io ho già trattato in quasi tutti i suoi giochi, perché portai il primo SteamWorld Heist, portai SteamWorld Dig e SteamWorld, quello dove si costruivano, diciamo, la demo di dove si costruivano il City Builder, in pratica, non ricordo il nome. Il gioco ha una meccanica molto carina perché... Ok, iniziamo così. È una meccanica molto carina perché ha un combattimento a turni e un'esplorazione open world su un sottomarino, se non ho visto male. E sono questi robot a vapore in questo mondo dove l'acqua sta mancando... E si alimentano appunto a vapore e devono fare le rapine. È in italiano, doppiato in inglese ovviamente, e qua si parla appunto della crisi idrica, che è così vitale perché loro appunto, come vi ho detto, funzionano a vapore. Tutti gli automi di questo mondo funzionano a vapore, questo è il background, diciamo. La marina sono i cattivi e stanno effettuando dei controlli appunto sulle acque. Inizieremo anche col tutorial, quindi proveremo l'inizio del gioco. È un gioco che garantirà all'incirca 35 ore di gioco, che non è male anche per il prezzo di $29,99. Ovviamente dovete tenere conto che non è un gioco eccezionalmente vario, nel senso che si combatte a turni, nel momento in cui si affrontano dei nemici parte il combattimento a turni, c'è il colpo da fare e quella è la meccanica che vi accompagna dall'inizio alla fine. Vi deve piacere il livello di sfida, vi deve piacere che avete visto sono tanti livelli di difficoltà, vi deve piacere appunto l'ambientazione e la meccanica di gioco, perché dovremo anche regolare, diciamo, le traiettorie dei proiettili, quindi è molto interessante come concetto. Ma per chi non avesse mai visto il primo video, insomma, guardatevi questo e il video sul gioco precedente, insomma, lasciatelo lì perché il gioco comunque è senz'altro migliorato. Signora Clutch, mi ricevi? Forte chiaro, capitano. Questi dispositivi di comunicazione Vectron sono una meraviglia. Già, torneranno utili nella nostra prossima missione. Questi maledetti Dieselbot hanno preso il mio sottomarino. Lo tengono qui da qualche parte. Andiamo a prenderlo, così poi sbloccheremo l'open world. Come hanno fatto a prendere il sottomarino, capitano? Ne parliamo un'altra volta. Entrate lì davanti, trova il modo per entrare e incontra il signor Atkins. Il gioco si gioca tranquillamente con il pad. Io lo sto giocando ovviamente con mouse e tastiera. Ok, ci occupiamo delle guardie. Ok, con il... muoviamo, vedete che abbiamo il movimento a turni, io mi posso muovere qui. Ah, devo muovermi per forza lì, ok, volevo muovermi prima, no, non mi lascia. Devo dare un'occhiata in giro e trovare un modo per aprire quella porta. Ok, e mi sta dicendo che devo sparare a quello. Dovrei riuscire ad aprirla colpendo quel meccanismo. Perfetto, così ci fa provare anche le meccaniche di shooting. Due azioni per turno, muoverti e attaccare o attivare abilità. Quando spari il tuo turno termina immediatamente, quindi deve essere per forza l'ultima. Ok, left control, selezioniamo l'azione d'attacco, vedete che ci sono tutte le traiettorie dei proiettili, quindi io potrei anche fare banalmente così e colpire. No, non posso perché c'è la banda lì. Sparo lì. Alta, dichiara le tue intenzioni, Steambot. Sono qui per ispezionare gli ormeggi? Sì, proprio così. Bah, solo i Dieselbot arruolati possono accedere a questa struttura. Ma sono sicuro che troveremo qualcosa di noioso da farti fare nella nostra prigione. La manovalanza è l'unica cosa che riesce bene a voi, Steambot. Maledizione, l'inganno non ha funzionato, preparati a combattere. Ok, combattiamo. Ok, ci mettiamo al riparo subito. Quindi ci dice di metterci qua dietro.
e vedete che abbiamo la, il riparo. Abbiamo fatto la nostra azione di movimento, quindi adesso possiamo sparare. Spazio ricarica l'arma e passiamo il turno. Lui spara e ovviamente colpisce la protezione. Ora, perché dice escape? Mostra il tutorial. Ok, disimpugna un fucile a cecchino, perché poi ci sono vari personaggi e vari ruoli. Lei è un cecchino, infliggono danni elevati e lunghe linee di mira, ma devono compiere un'azione per ricaricare l'arma. Ah, ok, è otturatore, quindi in pratica un colpo, ricarichi e di nuovo un colpo. Quindi attacchiamo una volta ogni due turni alla fine. Se non ci sono nemici nei paraggi, ricarichi automaticamente. Perfetto, adesso posso attaccare. Left control. Vedete, posso colpirlo, ma posso anche fare una cosa di questo tipo. Perfetto, l'ho colpito, ora devo ricaricare, perché non posso attaccare, vedete che c'è il simbolino della ricarica, quindi uso abilità, ricarico. Ah, ok, posso già attaccare subito, me lo lascia fare, ok. Ho voluto subito sfruttare queste meccaniche qui. Movimento, andiamo avanti. No, cosa mi dice di fare? Andiamo lì. Perfetto. Andiamo qua. F, tieni premuto, aspetta. Usiamo l'abilità, ok, e qui parte, diciamo, quella che è la meccanica dei giochi, perché del gioco base, perché ci saranno i livelli fatti così. Voglio fare uno scatto in cerca di copertura. Dopo lo scatto non sarò in grado di sparare, ma devo prevenire. Ok, meglio prevenire. Ok, allora facciamo lo scatto fino a qui. Vedete che poi fino al giallo noi possiamo anche sparare. Dopo diventa blu. E quindi usiamo le due azioni che abbiamo e non sfruttiamo lo sparo. In questo caso siamo ben coperti. Perfetto, ora credo abbia già ricaricato l'arma in automatico. Devo essere sicuro di eliminarlo. Potenziamo la mia pistola con un colpo energetico. Ok. Escape, vediamo. I cecchini possiedono l'abilità sparo potente che conferisce ai tuoi attacchi più uno danno. Confronta sempre il danno che infligge alla salute del nemico. Ok, lui ha 3 di danno. Perfetto. Quindi che devo fare? Sparo. In questo turno i tuoi attacchi con l'arma principale infliggono 1 di danno in più. Ok. E sparo. L'ho colpito alle spalle. Va bene. Adesso vedete, c'è una porta qui e c'è una porta qua. Intanto lui ha ricaricato e ci muoviamo, andiamo avanti. Abbiamo già una... Ok, qua probabilmente ci fa sfruttare gli elementi ambientali. Vediamo come. Ah, ok, qua c'è un altro dei nostri amici. Abbiamo anche il secondo personaggio. Q ed E ci permettono di alternare i due personaggi. Seleziona lancia granata, left shift, left control. E la lancio qui, in modo da colpirli tutti e 3. Ecco fatto, abbiamo dato proprio una bella lezione a queste canaglie. Perfetto, la ringrazio, signor Hotchkiss, che è quello che dovevamo incontrare. Bando alle formalità, signorina, ora fa parte dell'equipaggio. Giusto, signore. Bel lavoro voi due, ho visto il sottomarino, è più avanti all'interno del complesso. Fatevi strada. Perfetto, e quindi ci muoviamo. Andiamo avanti, quindi... Iniziamo a muoverci fin qui e poi tecnicamente dovremmo muovere lui e muoviamo anche lui fino qua. Poi credo, tenendo premuto F, possiamo cambiare turno. No, ok, tocca a Daisy che apre la porta. Ora vediamo un po' cosa c'è che possiamo fare. C'è... Allora, non so perché mi stia facendo passare così, ma vedete che qua c'è un pulsante. Il pulsante probabilmente fa qualcosa. Io vorrei capire che cosa. Quindi inizio a muovere lei qua. Riuscirà a sparare a quel pulsante? Non lo so, proviamo. Vediamo se può sparare. Vediamo se con un po' di rimbalzi siamo fortunati e colpiamo il pulsante. Vediamo. No. No, dobbiamo trovare modo di... Eccolo, forse così. Così.
Dobbiamo solo essere molto precisi. Non è quello che volevo fare, ma va bene. Lui lo muoviamo qua. Ma ci sta colpendo però adesso. Allora, lei deve caricare, quindi gli faccio caricare. Ok. E poi spara già, può già sparare? No, lui sì però. Allora, left. Ah, lui spara, ok. Però non ha la linea di tiro lui. Non ce l'abbiamo. Vabbè, spariamo così. Perfetto. Ha due colpi e spara, ok. No, probabilmente apre la porta quel coso lì. Comunque, secondo me è più comodo con col pad. Comunque, vabbè, scendiamo giù e vediamo se da qua può sparargli. Lui è dietro una protezione, però facciamo così. Così, ok. In automatico ricarica, perfetto. Andiamo avanti. E lui spara. Vediamo se... no. Mannaggia. Vieni tu, sali qui. Vediamo se riesci a sparare tu. Ok. Credo di aver sentito il meccanismo sbloccarsi. Ok, abbiamo aperto la porta. Perfetto, dobbiamo andare qua e dovrebbe essere la zona di estrazione. Dovremmo prendere il sottomarino? No. Se lo vedete anche come sorta di puzzle game, è molto carino, eh? Perché alla fine il gioco è così. Cioè, c'è la storia, va avanti, vi muoverete poi nell'open world, farete i vari colpi, seguirete appunto, come vi ho detto, la storia. Ma la base di gioco è questa. Era molto carino anche il primo capitolo, eh? Non vi permetteremo di fare altri danni al nostro sottomarino, ne va del mio onore. Rottame metallico di bassa lega, sottomarino insignificante. Il destino distruttivo del nucleo è l'unica cosa che conta. Ok, non so come faremo a battere quello, però quello lì farà una brutta mossa, secondo me. Farà un brutto attacco che farà molto male. Spero il tutorial ci aiuti. Ok, questa è una zona dove praticamente attaccherà questa zona qui. Quindi noi iniziamo a muoverci qui. Posso attaccare? Sì, posso attaccare lui o anche quello là. Quello là ha 17 di vita, però io posso iniziare a fare questo. Farò danno 2-3, quindi probabilmente questo... Ok, finirà così. Lui deve spostarsi anche lui e potrebbe mettersi qui anche lui e magari fare qualche... sparare qualche colpo pure lui. Non so a chi, perché quello lì è protetto, potremmo sparare qua davanti. Ok, ha fatto 2 danni, dai. Non gli ha fatto praticamente niente. Però abbiamo... ci siamo spostati. Ok, questo invece viene avanti con la spada. Quello va su. Ok, allora. Lei deve caricare. Quindi usa l'abilità, ricarica e può sparare subito. Quindi attacchi subito e lei se ne va. Dovevo forse muoverla prima. Sarebbe stato meglio. Comunque, vai su. E muoviti lì. Ok, così passi il turno. Lui, ok, non fa niente di che. Questo non attacca, perfetto. Allora lei carica, quindi tengo premuto, ricarico e sparo a lui. Ah, ok, sparo potente. Quindi faccio lo sparo potente. E sparo, così gli faccio 3-4 danni. Perché questo qua comunque ha 2, quindi vediamo 3-4 danni, via. Ok, adesso posso colpirlo, gli ho fatto fuori l'armatura. Lui potrebbe attaccare così, ok. Il secondo colpo magari glielo facciamo dare a lui. No, ha la protezione davanti. Niente, tocca a lui e lancerà i suoi colpi probabilmente lì. No, sì, li lancia al prossimo turno. Quindi lei carica. Non può per 3 turni lanciare la mega arma di prima, però adesso possiamo colpirlo e iniziare a togliergli quella vita.
Lui deve assolutamente spostarsi da qui, perché lo attaccheranno a breve, quindi se lui si mettesse qui, non li terrei mai vicini, ma vediamo. La granata non ce l'abbiamo, attacca. No, l'ha mancato! Tanto non dovrebbe darci problemi. Perfetto, tocca di nuovo a noi. Lei ricarica e spara. 3 di danni ancora. Lui, vai. Un colpo solo, ma... io mi sposterei da qui però, eh. Ricarica e spara. Ah, lei non può più attaccare perché? Vabbè, attacca lui. Lui è, c'è dentro in pieno, quindi lo facciamo andare. Allora, lei... Adesso sto facendo lei, quindi lei attacca col colpo potente. Sì, dai, attacca. Spara. Ok. Lui dovrebbe muoversi di uno e sparare. 2 danni, ok. Quindi lui lancia, non ci fanno niente. E lei può ricaricare tranquillamente e... Ok, e distruggerlo. Comandante Butterfox. Non sapete con chi avete a che fare, vi troverò ovunque voi andiate e se ne va. Bene. Wow, è stato incredibile. Ok, possiamo andare a... Ok, qua arriva un altro personaggio ancora. Capitano Leeway. Ottimo diversivo, Ciurma. Se avessi ancora il mio braccio armato, sarei proprio lì al vostro fianco. Sarei stato proprio lì al vostro fianco. Ok. Ok, recuperiamo sottomarino. Eccolo. Bellino. Hanno smantellato le armi e rottamato il serbatoio d'aria. Ma è ancora nelle condizioni di riportarci a casa. Lo ripareremo una volta tornati. E poi dovremmo fargli anche i lavori e potenziarlo, credo. Ma andiamo a vedere. Ok, e così finisce il livello in pratica. E salgono di livello. Bene. Bentornato a bordo, capitano. Sapevo che mi avrebbe salvato. Invece di bighellonare in qualche bar, nascondendosi da questa terribile crisi idrica che minaccia la nostra società a vapore. Stanwich, sono felice di vederti. Ah, quei dieselbot irrispettosi hanno quasi fatto a pezzi il vecchio sottomarino, ma per fortuna sembravano cercare qualcos'altro e non il vecchio Stan. Ok, dove siamo diretti? Andiamo alla barriera del pescatore, dobbiamo tornare a guadagnare dei galloni puliti. Sì, i galloni erano le monete. Va bene. Ma di sicuro prima o poi si mostrerà degno. Ok, va bene. Sono nella ciurma. Oh, perfetto. Ok, e qua inizia. Tecnicamente dovrebbe iniziare il gioco con la parte più open world, diciamo, se così la definiamo. Ok, trova sottomarino Leeway, l'abbiamo finita. Ora ci muoviamo direttamente così. Ah, con Vazd adesso. Bellino. Quindi space, potenziamenti sottomarini, quindi abbiamo i potenziamenti che poi si sbloccheranno nel corso dell'avventura. Ok. qua parlano tra di loro. Bene. La maledetta marina bot hanno distrutto questo affare. Avremo bisogno di alcuni frammenti per rimetterlo in funzione. Quindi dovremo recuperare delle risorse per poter rimettere in piedi il sottomarino. Ok, ci manca anche il serbatoio d'acqua, quindi potremo usare effettivamente questa barca come sottomarino una volta che recupereremo il serbatoio d'aria. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Proviamo a partire adesso, dato che sottomarino l'abbiamo visto.
Ah, parliamo anche con lui. Sono felice di essere tornato, bisogna andare per la propria strada, come dico sempre. Non deve lasciarsi schiacciare dal peso del suo cognome. Sono sicuro che ci renderà tutti orgogliosi prima o poi. Grazie. Ah, noi siamo praticamente, adesso siamo il capitano. Perfetto. E quindi andiamo. Mappa del mondo, qua vedete che c'è la parte open world, che come grafica qui cambia totalmente, mi ricorda moltissimo Cat Quest. Anche adesso in uscita e vedremo se ci sarà modo di provarlo. Allora, raccogli. Non sono riuscito a raccogliere. Ok. E ora si esplora la mappa. Vedete che qui c'è... Sì, non è un open world, nel senso che poi ci sono le stelline, possiamo fare varie prestazioni nei livelli. Fermatevi, razza di predoni, quel sottomarino è di proprietà della Marina Reale. Ok, e praticamente quello che succede è, nell'esplorazione, nello svolgimento della storia, ci sono questi eventi che poi ci stanno sparando e non abbiamo modo di difenderci. Dobbiamo terminare la giornata da un barista, quindi bisogna sfuggire a sti tizi. Quindi c'è anche una parte più action e si va alla taverna. Attacchiamo e quindi qui abbiamo modo di uscire con space. Andiamo dal barista. Perfetto. Quindi praticamente questo è un passare il turno anche nel mondo vero, immagino, nel mondo open world. Il tuo sottomarino ha un aspetto familiare, dove l'ho già visto. Appartiene a mia madre, la capitana Leeway. Credo sia legato al primo SteamWorld Heist 1. Va bene. Puoi omaggiare al mio molo ogni volta che desideri. Fammi sapere quando vuoi concludere la giornata. Si può parlare, vedete c'è la lore, ma noi terminiamo la giornata, ci riposiamo e torniamo. In alto a destra c'erano delle risorse, eccole lì. E quindi praticamente si può... Parla con Stanwich. Ok, torniamo sul sottomarino perché poi qua si ricomincia. Qua. Quindi io premo spazio, torno su e parlo a lui, che è qua. Va bene, allora, recuperare frammenti, questo lo sappiamo già. Va bene, e quindi ci mettiamo alla guida. Trova frammenti e ottieni l'arma per il sottomarino, così da difenderci anche in questa parte di mondo così. Ora, io chiuderei qua, ma vi faccio vedere che nella ciurma avremo più persone dopo. Nell'inventario avremo gli oggetti che abbiamo recuperato, la mappa è molto carina, i copricapi vabbè, per personalizzare, gli oggetti chiave per la missione e poi ovviamente le impostazioni. Quindi praticamente noi andando qua si avvia la missione con l'obiettivo, la possibilità di cambiare la difficoltà, che dovrebbe anche cambiare la ricompensa, credo di sì, no, però vabbè, la lasciamo moderata. E praticamente andando qua, facendo vai all'assetto, possiamo scegliere i membri da schierare e abbiamo il cecchino e il mietitore, i due personaggi che avevamo visto prima. E quindi qui riparte un'altra missione dove dobbiamo accedere, a volte magari a rubare qualcosa, a volte uccidere tutti i nemici. Insomma, il gioco è davvero molto carino. Ovviamente gli altri membri della ciurma avranno altre abilità, oltre a quella da cecchino e da mietitore, da mitraliere, insomma, che abbiamo da più che altro pistolero, più che mitraliere, che abbiamo visto. Questo è più o meno la base. Difetto del gioco, praticamente questo, solo questo, cioè il gioco è questo, con risorse da farmare, il sottomarino da potenziare, la storia in cui procedere, però non aspettatevi mille altri cambiamenti. Il gioco è questo, è fatto molto bene, graficamente è molto carino, e se avete sempre amato la lore, questo potrebbe far per voi. Guardatevi anche SteamWorld Dig, che è molto carino come gioco. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e io ringrazio ancora gli sviluppatori per la possibilità di aver provato questo titolo. Vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!